Grazie e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Regia e oggi siamo su. Posso spiegare? Allora, non è che hai i baffi il mio personaggio adesso. È che sono andata da Munation a comprare questo vestito. Ho pagato 100.000 dollari e adesso me ne sono rimasti 4. Che tristezza. Comunque. Allora, in questi giorni vedo che ci sono molte attività con, insomma, allora, molte persone adesso stanno giocando a GTA 5, quindi adesso ne cerchiamo un deathmatch. Scusate ragazzi se ci mette tanto, non ho trovato un deathmatch, vai in un'altra attività, che te devo dire. Cos'hai trovato? Bunker maestro d'armi. Va bene. Ok. Di questa attività non l'ho mai sentita pronunciare. E quindi vabbè. Ed è stato creato da un italiano. I giocatori ricevono un'unica arma per round. Una volta raggiunta la quota di uccisioni prestabilita, con quell'arma se ne riceve un'altra. Vince la squadra che per prima vede i propri componenti raggiungere la quota con tutte le armi. Sì, perché hai scritto raggiungere, componenti raggiungere? Ah, componenti raggiungere, ma potevi mettere la virgola, la quota con tutte le armi. O che ha effettuato il maggior numero di uccisioni allo scadere del tempo. Va bene, non ci ho capito un cazzo, ma ci proviamo lo stesso. Avvio sessione. Ok. Vediamo. Allora, ne ho sentito un po' parlare di questa modalità. Quanto son bello. Se. Sono bellissimo. Cos'è il personaggio a destra? Che brutto! Va bene. Siamo partiti, ragazzi. Ok. Modalità competizione. Vediamo che armi abbiamo. Oh! La mia arma preferita! Nuova arma. Lanciaraggi. Non è una. Porca vacca! Ma sono infinite? Non lo so. Va bene. No! Ma è tipo un deathmatch che non è a vite. Credo che sia a vite in realtà, vabbè. Facciamo finta che è a vite. Siamo morti tutti e due! Fantastico! Tutti e due siamo morti. Buongiorno! Accidenti. Sì, signori, devo guadagnare un po' di soldi perché ho comprato un vestito molto costoso. Sì. Qualcuno ha la minigun? Ha la minigun! Oh! Sì! No. Forse no, ma vabbè. No. Dai, non si capisce niente. Che cazzo è? Cos'è? Ma chi l'ha creata? Una merda. Una merda questo coso. Questo. Vai. Dove devo andare? No! Niente, siamo morti. Sono morto di già. Vai. Allora, ragazzi, concentrati. Ce la possiamo fare? Ce la possiamo veramente fare? Sì! Uccisione vendetta! Tiè, brutto bastardo!
sì, certo, 2 contro 1. Perfetto, 2 contro 1. Poteva andare meglio di così. No, mi dovevo grattare. Boh. Allora, che la possiamo fare? Avete fiducia? Avete fiducia in me? Certo. Perché noi abbiamo ancora la minigun? Ok. Cabina di merda. Cabina speciale. La carabina speciale. La mia arma preferita. La carabina speciale. La mia arma preferita. Che cavolo è? Oh! Perché adesso la mia arma è così? Ecco, mi ha distratto. Mi ha distratto la mia arma. Vai, veloce. No! Sì! Oh mio Dio, no. Sì! Oh mio Dio, che headshot! Tutti e tre li ho ammazzati! Non ci credo. Ragazzi, devo avere like per questa scena. È stata veramente la scena più bella di GTA Online. Sono diventato troppo forte, eh! Cioè, un po' di tregua, no? Dai, sono diventato. No, 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 no. Questa è cattiveria. Cioè, non posso! Non posso uccidere con i macete. Vieni qua! Oh mio Dio! Con il macete l'ho ammazzato! Mamma mia, ragazzi, sono troppo forte! Sono troppo forte! Aggiungi i preferiti! Veramente. Questa modalità è bella in realtà, mi rassegno, è bella. Allora, vediamo che mappa. Ah, sì, sembra la stessa, però il senso che adesso. Ma le armi sono casuali? Cioè adesso mi appare un'altra arma. No, no, ok. Avete presente il Counter-Strike? Ecco. Che si inizia da un'arma e poi l'ultima è un'arma filata! No, sono rimasto io da solo perché il mio compagno di squadra ha quittato. Non ce la farò mai! Però ci proviamo lo stesso. No! Ok, l'ho ucciso. Perfetto. Ok. No, dai, non ci riuscirò mai. Non ci riuscirò fottutamente mai. No, non ce la faccio. Ma solo io non ce la posso fare. E invece ce la faccio perché ho ammazzato uno e sono morto anche io. Il lanciamissili, ragazzi, è bellissimo. Però in questi casi è una merda. No! Ok. Sì, ho fatto doppia uccisione ma sono morto. Porco cane. Allora, siamo. Ok, mi sono suicidato ma ho cancellato anche l'altro. Cosa è successo? Soldi! Big money! Oh! No, 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 no. Tu non hai capito niente. No! Sì! Minigun! Olè! Bene! Ce l'ho fatta! Ragazzi, non vi siete accorti, ma ce l'ho fatta! Non è vero. Non è vero mai. Non è vero! Va bene. Comunque la musica di sottofondo è bellissima, cioè. Ten 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 ten, vaffanculo. Dai, devo ammazzare qualcuno con questa minigun. Prima ho fatto la strage. Visto che i colpi sono infiniti, continuo così. No, ok, non continuo così. Non continuo così. Me ne vado.
Non ho ucciso nessuno con sta fottuta minigun. Eppure la minigun è l'arma più forte del gioco. Ci mette troppo tempo però. Dai, gli altri sono già a un buon livello. Sì, e io rimango così, non me ne frega. Vabbè. Sono già alla cabina, ma allora alla cabina. Va bene. Dai, ma non è possibile. Con la minigun, dai ragazzi, con la minigun ce l'ho troppo lento, non ce la faccio. Perché siamo, adesso siamo 2 contro 1. Vabbè, oh. Oh, e finalmente. Cioè, che cavolo, non è possibile. Buongiorno. Ma però sei morto. Parecchio. Mira, 100 su 100. No, 40 su 100. 40 su 100 della mira. Sei morto. Ah, sei morto anche tu. Nuova arma, carabina speciale. Yes. Siamo di nuovo a posto. Oh, headshot, bitch. No. Prendi questo, Olle. Hai giustiziato Gaco Robol noi. Che cazzo? Che cosa ho letto? No. Adesso mi hanno arato, adesso. Sono... Dai ragazzi, sono di nuovo in vantaggio. Sono di nuovo in vantaggio. Dai, ma sta pistola fa schifo. Sta pistola fa schifo. Va bene. No. Giulia non pote fare questo. Dai, se ci riuscivo ragazzi, volevo una medaglia veramente. Chi è che ha le medaglie di Obama? Perché le vorrei, grazie. Anche le medaglie di Donald Trump. No, vabbè ragazzi, è una roba incredibile giustiziare la gente. No, volevo fare la capriola. Oh, wow, nuova arma, fucile a canne mosse. Muori. Ok ragazzi, guardate, sono di nuovo in vantaggio. Potrei vincere. Questo è stato sempre il mio desiderio. Vincere da solo contro 2 o 3. Muori! Sì, ma siete! Ok! Muori, bastardo di merda! Oh, sì! Ah, partita vincitore! Mamma mia, ragazzi! Vabbè! 19.000! Mamma mia! 19.600! Yes! Ah, e vai! Adesso faremo un po' di cazzeggio a Los Santos. Ah, ma che bello vincere. Che bello vincere. Sono il più forte. E gli altri no. Gli altri non sono forti.
altri proprio no, no, gli altri sono veramente fuori dalla mia vista, grazie. Va bene. Continuiamo ancora poco, ragazzi, perché devo mangiare, sapete? È già quasi l'una. Ragazzi, queste sono state le serie del secolo. Prima erano in super vantaggio gli altri, invece poi li ho ammazzati tutti. Mamma mia, ragazzi, quanto sono forte. Quanto sono forte! Sono forte! Io sono il più forte del mondo! Più di Jason! Poi di 13 lo dovrei fare. Però devo dire che adesso non ci gioca quasi più nessuno. Però avete presente quel problema mentre uccidevi un animatore che faceva un movimento strano? E guardatevi l'ultimo video quando ero Jason. Un movimento strano tipo nella beta. Meno male che l'hanno risolto, perché veramente, se no, il divertimento non c'era uccidere la gente mentre facevano quel movimento strano. Allora, comunque, non mi ricordo nel mio primo video di GTA Online a che rango ero. Però adesso sono arrivato al rango 26 e sono quasi a 27, quindi mi sbloccherò nuove armi, quindi voilà. Però mi dovrò riprendere un po' i soldi perché, cioè, ne ho guadagnati 19.600, però no, non va bene, non va bene. Non va bene avere così pochi soldi. Ok, buongiorno. Oh, incontriamo il nostro tipo luminoso. Ma, oddio, che cosa? Boh, accessori. Aspetta, che cosa qui? Stile camminata, acceso. Che cosa vuol dire spente? Che adesso queste luci sono spente, non ho capito. Non ho capito bene, vabbè. Stile. Facciamo accese. Allora, 23.709 dollari. Va bene. Allora, che cosa possiamo fare? Io direi di prendere resistenza 100 su 100. Fantastico. Allora, io direi di prendere. Direi di prendere una macchina di queste, tipo. No, no, questa è scarsa. Quella sì che è bella. Yes! Questa mi piace. Questa mi piace tanto. E andiamo qui. Sì, andiamo qua. Che ci sono i player. Li investiamo. E poi si prende un infarto. Sì. Allora, no, mettiamo musica bella. La condivido anche con i social club. Perché scrivo XD? Non ho per me. Vabbè. Va bene. C'è uno di rango 228 e c'è uno di rango 601. Ma per arrivare a 8.000 ci vogliono almeno 10 anni di gioco.
Oh, io ci gioco tutti i giorni al GTA Online ormai. È diventato già il mio gioco preferito. Non mi fate domande perché una volta per me mi faceva veramente schifo. Invece adesso è cambiato tutto. Le cose cambiano al giorno d'oggi. Non come nel 1900 e qualcosa, che magari le cose erano tutte uguali. Allora, vediamo dove possono essere dei player. Ce n'è uno qui. No, andiamo a Luna Park, va, che vi faccio vedere come io vado sulla ruota cosa. Sulla cosa. Oh, prendiamo una bella moto, sì, dai. Non fa mai bene a nessuno. Non fa mai male a nessuno. Mi vogliono sparare, mi vogliono uccidere perché io ho rubato la moto. Ma non mi interessa, io prendo tutto ciò che voglio, quando e come voglio. Yes! No, aspetta, meno male che non mi ha visto. Non mi ha visto il player, perché sennò sicuramente mi investiva. Perché stranamente su GTA 5 multiplayer è tutto uccidere. Non so perché. Le persone hanno questa grande fissazione di uccidere gente nel multiplayer. Forse perché il multiplayer è divertente, non lo so. Perché? Cos'è successo? Picchiato su questi? Nella vita vera non funziona proprio così la fisica. Vabbè, andiamo. La mia prima caduta. Se cadevo anche adesso, veramente io mi disperavo. Andiamo! Ok, andiamo sulla strada perché è così almeno. Ah no, questa sembra. In realtà questa sembra la strada per le biciclette. LOL. Per le biciclette, non lo so. La pista ciclabile. Yes! Oh mamma mia! Parcheggio da Dio! Vai! No, aspetta! Ok. Vi faccio vedere come vado sulla carrozza. Così vado sulla carrozza. Vi assicuro ragazzi che è un divertimento fantastico, ma non quando veniamo schiacciati. Non è proprio divertimento. Cosa? Questa vita non ha senso. Perché è successo? Perché? Aspettate. Che ci facciamo un giro su questa bella ruota cosa. E tu che cosa guardi, eh? Maledetto, tu sei veramente disubbidiente alla mia. Mi stai insultando, perché sono brutto. Ah, bene, allora prendi questo. Tu mi insultavi perché ero tutto brillantino, brilloso, boh. Ero tutto luminoso e questo mi offende, però ballo perché quando sì, poteva essere un problema questa. Ok, va bene. Vi faccio vedere come vado sulla carrozza. Così ci vado, in piedi. Perché i veri uomini ci vanno così sulla carrozza. In piedi, esatto. La cosa che mi piace di più di questo vestito che mi sono comprato i baffi. Non vi fate domande, per favore. Non vi fate domande. Grazie. Ma no, basta! Aia! Mi ha fatto male. Brutta carrozza birichina. Vieni qua. Sì. Oh, sì. Oh, no. Oh, no. Bene. Comunque, ragazzi. Questa non la potevo evitare. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!